Giulia, sono emozionatissimo, io mi sto per sposare. Ricordi il primo giorno che ci siamo incontrati a scuola? Sì, tu eri vestito con una felpa grigia. Esatto, e tu eri lì all'angoletto della classe e non mi hai detto nemmeno una parola. Ops, Matti, scusami, ma ecco, non ci conoscevamo. I mesi sono passati, passati e passati fino a quando poi? In realtà sono passati anni. Anni? Ma che anni? Dopo 3 mesi ci siamo messi insieme, non ricordi? Sì, ma ormai ci conosciamo da più di 5 anni. È vero, come vola il tempo con te, è davvero bellissimo. Sì. E ti ricordi quando abbiamo fatto il nostro primo viaggio insieme? Sì, eravamo a Barcellona, che bei tempi. Oh, guarda che bella panchina, vogliamo sederci lì? Sì, andiamo. Guarda che bel panorama, eh? Bellissimo. Stare con te è troppo bello. Anche stare con te, Matti. Io ti dico una cosa, devo... Te la devo proprio dire. Dimmi, Matti, che c'è? Io sto così bene con te che non voglio passare altri giorni con te, nemmeno altre settimane. Mi vuoi lasciare? No, nemmeno altri mesi, Ninna. Io voglio passare tutta la vita con te. Tutta la vita? Esatto, ed è per questo che ti chiedo, oh mia Ninna, vuoi tu non sposarmi? Non ci posso credere! Non ci posso credere! Sì, Matti, sì, ti voglio sposare, oh mio Dio, è bellissimo questo anello! Ok, si mette su questo dito, vero? Non ne ho idea, Matti. Ok, allora lo metto comunque su questo. Vediamo se ti entra, speriamo bene. Ok, eccolo qui. Oh, è perfetto! Quindi è un sì? Sì! Aspetta un attimo, ma quando ci sposiamo? Io mi voglio sposare ora! Infatti ci sposiamo oggi pomeriggio? Diciamo che ho rischiato un po', perché se mi dicevi di no avrei rovinato tutto. Però io ho detto, vabbè, sicuramente Ninna mi dirà di sì. Quindi organizziamo il matrimonio per oggi pomeriggio. Andiamo! È il momento di andarsi a preparare. Oh mio Dio, mi sposo, mi sposo! Mamma mia, che ansia, che ansia. Io vi dico la verità, non mi sento molto sicuro di sposarmi. Sono molto giovane, però io e Ninna ci amiamo tantissimo. E le persone, quando si amano tantissimo, si sposano. Quindi adesso devo essere un vero uomo e andare davanti all'altare. Se avete capito bene, sarà un vero e proprio matrimonio con l'altare. Sarà proprio un matrimonio vero al 100%, capite? E Ninna sarà la mia sposa con il suo vestito. Oh mamma mia, sono troppo emozionata. Ma vi immaginate Ninna con il vestito da sposa? Devo prepararmi al meglio, devo essere il più bello di tutti. Oh, io non me lo sarei mai aspettato da Matti che mi facesse la proposta proprio ora. Beh, sinceramente mi sarei aspettata dei fuochi d'artificio, dei palloncini con scritto ti amo. Però sinceramente va bene così. Oh no, 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 non devo rovinare il mio abito da sposa. Guardate che bello, tutto bianco, bellissimo e svolazzante. Non vedo l'ora di mettermelo. Ma prima devo truccarmi, devo prepararmi, devo farmi bellissima. Oh, non vedo l'ora. Allora, da cosa devo iniziare? Dai capelli. Spero davvero di essere all'altezza. Spero proprio di sì. Sono bellissimo, vero? Io, Matti, prometto di amarti per tutti i giorni della settimana. No, della settimana. Io, Matti, prometto di amarti per tutti i giorni del mese. Ma è troppo banale. Io, Matti, prometto di amarti. Oh, semplice, breve e precisa. Io, Matti, prometto di amarti. E ora sposiamoci. No, 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 sono un disastro, non sono capace. Io sinceramente non mi sono mai sposata, quindi non so, ecco, cosa deve fare una sposa, come si deve truccare o come si deve acconciare i capelli. Farò tutto un po' a caso. Però va bene così, perché non vedo l'ora di sposarmi. E poi dovete sapere che le spose fanno sempre un po' di ritardo, quindi farò aspettare Matti almeno 1 ora e mezza lì sotto il sole all'altare. Mi aspetterà, perché io sono l'amore della sua vita. I capelli sono pronti. Ora manca tutto il resto. Il trucco, il profumo. Devo scegliere un profumo buonissimo. I gioielli da mettermi. Sì, farò forse un po' più di ritardo. E anche nei momenti più difficili della vita io ti amerò. Ambarabà, cicicocco.
Ok, questa mi sembra buona. Adesso dobbiamo passare all'ultima fase. Che i nostri giorni di amore siano infiniti, rimaniamo insieme, restiamo uniti. Adesso puoi baciare la sposa. Muah. Anzi no, questo non lo devo dire io. Io sinceramente non sono mai stata brava a truccarmi. Però per Matti farò questo ed altro. Diventerò bellissima. Solo per lui, solo per il mio amore. Chissà come sarà vestito Matti. Io me lo immagino in giacca e cravatta, con una camicia bianca e una giacca blu, bellissimo, splendente. Non vedo l'ora di vederlo. Andiamo vestito. Devo scegliere le scarpe. Ho due paia di scarpe tra cui scegliere, ma sono molto indecisa. Mi devo mettere queste o queste? È difficilissima come scelta. Devo provarle tutte e due per decidere. Matti aspetterà ancora, ancora, ancora fino all'infinito, ma devo essere perfetta. Oh no, ora sono ancora più indecisa. Scarpa 1 o scarpa 2? Non posso nemmeno chiedere a Matti, di solito faccio così. Ok, ho fatto la mia scelta, metterò queste. In realtà, guardate, non si vedono più con il vestito davanti. Però sono bellissime. Ultima cosa, il profumo. Matti deve sentire il mio profumo da chilometri di distanza. E ora sono pronta, andiamo. Ah dai, ma quanto ci vuole? Io non ce la faccio più ad aspettare. Mi sono anche preparato, mi sono fatto bello, insomma. Sta arrivando. Sono emozionatissimo, io mi sto per sposare. Andiamo. Sei bellissimo, amore mio. Grazie, ma perché non hai la giacca e i pantaloni? Sei bellissima. Grazie. Possiamo iniziare la cerimonia. Oggi siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio tra Mattia e Corinna. Amore mio della mia vita, io per sempre ti amo. Ti amo. Il foglio, ho dimenticato il foglietto. Io per sempre ti amerò e per tutta la mia vita tu sarai la mia amata, perché ti prenderò come mia sposa e ti amerò. Ambarabà cicci cocò. Io prometto di lavare le tue mutande puzzolenti e i tuoi calzini bucati e di amarti per sempre. Vuoi tu, Mattia, prendere Corinna come tua legittima sposa? Sì, lo voglio. Vuoi tu, Corinna, prendere Mattia come tuo legittimo sposo? Sì, lo voglio. Ti dichiaro marito e moglie. Puoi baciare la sposa. Oh, che bello! Siamo sposati, ti rendi conto? È io bellissimo. E te siamo sposati. Grazie a tutti. Non c'è nessuno, Matti. È il momento più bello, il lancio del bouquet. 1, 2, 3. Sono troppo felice. E adesso anch'io. Dobbiamo iniziare la festa. La festa sarà bellissima. Andiamo, dai. Ma era un sogno.